gente, io sono Lilith e oggi siamo qui con un nuovo videino sul disegno. Oggi facciamo un video per testare dei prodotti cheap, in particolare gli acquerelli di Tiger. Io ogni volta che vado da Tiger torno a casa con qualcosa per disegnare di nuovo, così per testarlo, perché con alcune cose mi ci trovo davvero bene, quindi dico, ma chissà, cioè comunque sai, non costano molto, sono qui a fare giri, cose, compro ogni volta un pezzettino diverso. La scorsa volta ho comprato degli acquerellini, perché mi piacerebbe un sacco tornare a fare l'acquerello. Avevo degli acquerelli bellissimi della Winsor & Newton costati un occhio della testa, che non ho la minima idea di dove siano. Ho la paura nera di averli lasciati o imprestati a qualche ex compagno di scuola, forse, non so davvero che fine abbiano fatto. Quindi ho detto vabbè, non saranno mai ovviamente la stessa cosa, li compro, vediamo com'è, tanto è solo così, just for fun. E niente, non li avevo ancora provati, oggi li proviamo insieme e vediamo se ne valgono la pena, quanto sono costati, come sono le texture, quanti colori ci sono, facciamo un po' di prove colore. Prima di iniziare ti ricordo, se ti va, di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video che escono ogni domenica. Questo in particolare uscirà di lunedì perché mi sono fatta male al ditino, il mio povero ditino. E infatti mi dispiace perché disegnerò davvero male in questo video. Un po' sono in imbarazzo, cioè non sono riuscita neanche a mettermi bene l'eyeliner oggi, perché il mio ditino, questo è un dito normale, ok, che si piega. Questo è il mio ditino, questo è tutto quello che sa fare. Quindi è anche un po', sono anche un po' impossibile. Potrebbe diventare un video molto funny di cui mi pentirò nel corso degli anni, ma non importa, va bene lo stesso. Bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo subitissimo. Ok, siamo qui con il packaging di questi acquerellini. È una scatola molto semplice, stile Tiger, sfondo bianco col disegnino, dietro c'è semplicemente scritto acquerelli. C'è scritto una roba strana sul fatto che potrebbero macchiare e fare attenzione ai vestiti, però sono acquerelli, zimpo, da qua e va via tutto. Apriamo la scatola, all'interno troviamo questi acquerellini che io ho agitato un po' troppo, quindi adesso li rimetterò tutti in ordine perché mi turbava tantissimo che fossero questi disordinati. Cim cim cim, messi a posto tutti quanti. C'era anche un pennellino all'interno, pennellino, io ho preso anche a parte dei pennelli di Tiger che proveremo, ora ne provo uno solo ma magari in futuro possiamo provarli anche tutti se vogliamo. . 18 ore per aprire dei pennellini, ma tutto bene. Prendiamo anche uno dei pennellini che usavo quando andavo al liceo. Sono 6-6-12 colori, facciamo prove colore, ha velocizzato perché qui sennò non finivamo mai più. 12 caselline quadrate in cui testare i colori, metto i nomi, il secondo in alto da sinistra non ho la minima idea di che colore sia, quindi metterò un punto di domanda. Un sponge pin grande per provare una sfumatura e mettiamo un po' d'acqua nell'apposito ripianino. Non avevo assolutamente voglia di prendere un bicchiere, piatto a parte, quindi utilizziamo la tavolozza che ci offre Tiger e iniziamo dal primo. Abbiamo il bianco, un po' d'acqua e via. Anche questo è velocizzato perché sennò durava 6 anni. E provo piano piano tutti i colori. Questo colore che all'inizio mi turbava tantissimo perché non capivo cosa fosse, penso che sia un ocra più o meno, il giallo, arancione, il rosso l'ho trovato un po' poco rosso ma va bene lo stesso, la cosa bella è che si possono mischiare i colori. Il marroncino l'ho trovato un po' troppo rosso invece, quello che cos'è? Un viola, verde chiaro, verde scuro che mi sono piaciuti moltissimo, azzurrino che inizialmente non mi ha convinto molto ma dopo ho fatto una seconda prova a colore, forse perché l'ho pacciocato un po' troppo, blu e in ultimo, non me lo ricordo più, nero. Una volta provato tutto faccio una prova col marroncino perché non mi convinceva per niente, mi sembrava troppo rossiccio.
faccio, quindi provo a creare una tonalità che mi piace un po' di più, vedendo anche come si mischiano i pigmenti tra di loro. Ok, e lo stendo. Devo dire che il risultato non mi è dispiaciuto per niente, quindi anche mischiati tra di loro si possono creare tonalità molto carinine. Rifaccio, come dicevo prima, una prova con l'azzurro perché non mi convinceva per niente. Provo a mettere meno pigmento, diventa troppo chiaro, ancora un pochettino e effettivamente mi è venuto fuori un campioncino che mi ha convinto di più del primo. Il primo era troppo pastoso, forse perché ho messo troppo pigmento, troppa poca acqua. Cambio pennello, prendo sempre uno di quelli di Tiger, prendo il viola per fare la prova della sfumatura. Sto usando un foglio terribile, Fabriano F4 ruvido, era l'unica soluzione che avevo, oltre a quello a fianco che è un foglio di Tiger, ma che se vogliamo magari proviamo insieme a fare, non so, sarebbe carino un video tipo faccio un disegno con solo i prodotti di Tiger. Quindi questa sfumatura qui, insomma, in più fai che erano 10 anni che non usavo l'acquerello, inizialmente non mi convinceva tantissimo. Una volta asciugato però poi mi ha dato qualche speranza in più. Tornata a casa una volta la sera, poi l'ho riguardato e ho detto no dai, non era così male. Faccio la stessa cosa anche con un cerchio, luci ombre, dal chiaro allo scuro, per vedere un po' ancora se sono capace a fare le cose tridimensionali con questo dittino poverino dritto che tra l'altro oggi mi hanno tutorato, quindi diciamo che non ero al massimo delle mie forme, però sono soddisfatta. Per spingermi oltre ho deciso di fare anche 2 disegnini, sempre questo indice dritto, quindi cioè difficilissimo, ho detto faccio qualcosa di semplicissimo, 2 cuoricini, 2 delle mie foglioline, boom. E poi ho pensato, lei con 2 cuoricini, 2 foglioline a campitura piatta non è che tu possa provare così tanto. Quindi ho deciso di non rendere giustizia assolutamente a una delle mie figure preferite, di fare un disegno velocissimo di Kuromi, che poverina è uscita un po' sortina, ma le si vuole bene lo stesso. Spero che non mi odierà per questa roba, però mi sembrava giusto testare un po' su qualcosa, su un disegnino, Terzo pennello, prendo quello invece che utilizzavo a scuola e inizio a colorare. Anche qui velocizzo un sacco perché non so che cosa dire, finché facciamo le campiture piatte tutto bene. Poi quando ho iniziato a fare le sfumature delle foglioline sono andata un po' in crisi, ho detto vabbè raga, tutto a posto, niente che con una matita non si possa risolvere in un secondo momento. Comunque dai, non malvagissimo, poteva andare peggio, può sempre andare peggio. Una volta finite foglioline e cuoricini, passo a Kuromi con questo swin swin swin, perché c'era la mia testa nel mezzo, ovviamente. non so più cosa dire, vabbè, dipingo, faccio cose, insomma ti lascio guardare un po'. Una volta finito con gli acquarelli, cercando di salvare il salvabile, ho detto vabbè, proviamo a fare un outline con la penna, così se magari gli do un pochino più di tridimensionalità, un pochino più di robustezza, senza considerare che però ieri sera non riuscivo a tenere molto bene la penna in mano, quindi queste linee sono stortissime, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ok, il risultato l'abbiamo portato a casa, non è stato così malvagio, nonostante il ditino, no? Vediamo. E
niente, questo è stato, questo era. Spero che il disegnino vi sia piaciuto. Vi spero che vi sia piaciuto anche il format. Mi piacerebbe fare altri video di questo tipo, dove magari testiamo insieme dei prodotti. Se avete qualcosa, visto qualcosa anche solo in una sponsorizzata su Instagram, sappiate che a me attirano un sacco. Ho comprato un sacco di robe così. Se volete che li proviamo insieme, io sono super pro a questa cosa, soprattutto perché trovare delle valide alternative cheap è sempre una cosa bella e buona. E gna gna gna, se non mi conoscevi prima di questo video, sappi che sotto nell'info box trovi tutti i miei altri social network, anche per vedere cosa faccio di lavoro, i miei tatuaggini e tante altre cosine. E se il disegno ti è piaciuto, ma soprattutto se ti è piaciuto il video, lascia un mi piacino, un commentino, condividi il video con i tuoi amici. Noi ci vediamo presto prestissimo con un altro video. Ciao.